Per raccontare il cammino della Juventus Creators e spiegare la forza di questo gruppo, occorre fare un passo indietro. Vi parlerò di una squadra praticamente perfetta, in grado di fare 10 gol in casa del Milan e 8 in casa dell'Inter. Una squadra in grado di vincere a Napoli davanti a 4.000 persone che tifavano contro. Vi parlerò di una coppia irripetibile, il 9 e il 10, Luca e Andrea. Vi parlerò di una squadra in grado di vincere due finali, eppure, per il vecchio regolamento, non la YouTuber League. Fermi tutti, martedì 24 settembre dalle 19 in poi a Roma, al centro sportivo Don Orione, casa della Boreale, si gioca Juventus-Napoli, la finalissima della YouTuber League. L'ultimo atto della stagione 23-24 prima di voltare pagina, concentrarci su una nuova stagione ricca di novità che neanche immaginate. Vi dico solo che aumenteranno le squadre, le partite, i top player, insomma scoprirete tutto nei prossimi giorni su Instagram. Intanto però il passo indietro è doveroso, perché ho pensato di raccontarvi a modo mio il percorso della Juve fino alla finalissima. Ah, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi va di vedere anche un video sul percorso del Napoli. È il 22 giugno 2023. A Roma si gioca Juventus-Lazio, la finalissima. Il clima della vigilia è particolare, soprattutto in casa bianconera. Toselli e compagni si sentono già campioni. D'altronde hanno vinto la finale della fase d'andata e anche quella della fase di ritorno. Il regolamento però parla chiaro. In caso di vittoria delle due finali intermedie da parte della stessa squadra, l'avversaria in finalissima sarà quella che ha totalizzato più punti nell'arco della stagione, tradotto la Lazio, che se la gioca anche in casa. Per carità, non sembra un grande problema. La Juve è per tutti favorita. E quando dico tutti, mi riferisco agli stessi giocatori bianconeri. Forse quella sera il problema è stato proprio questo. La Juve parte forte, anzi fortissimo. Dopo neanche 3 minuti entra in possesso di palla Andrea Fratino, decisivo fin qui, e reduce da una tripletta a Napoli e da una stagione ricca di assist, la maggior parte dei quali per Luca Campolunghi. E l'idea è subito quella: uno, due tocchi e poi esterno, su per il 9, che la porta neanche la guarda. A lui non serve. Aver sbloccato questa partita fa pensare di aver superato lo scoglio più grande. E questo è un errore, perché in una stagione praticamente dominata, la Lazio è stata l'unica squadra a mettere in seria difficoltà i bianconeri. È successo nella finale della fase d'andata, quando esultò la Juve, ma solo dopo un'infinita serie di calci di rigore, con la Lazio che rischiò anche di vincerla prima dei rigori, con un palo clamoroso colpito da Crespo. E poi quella è una Lazio in grado di spaventare il Napoli, segnando a Napoli 4 gol in un tempo. Una squadra ricca di qualità e dalle risorse infinite, anche da parte dell'uomo che non ti aspetti. Occhio al pallone dentro, su Varamo, sponda col tacco, pallone che non filtra, poi insiste Varamo sul destro, Varamo al cross per Riaio, chiuso Lorenzo Roma, zona buona, apertura Giannop sul destro, Giannop! Giannop! Il gol dell'ex! Il gol dell'ex! È un capo! Il gol di Giannop è il segnale che quella deve essere la notte della Lazio. Dopo di lui Varamo e due volte Iaio. La Juve prova a reagire, ma ormai è troppo tardi. È stata la partita in assoluto dove siamo stati meno gruppo. Io la finalissima persa dall'anno scorso non l'ho ancora superata. Devo essere brutalmente onesto. Da un lato brucia perché eravamo consapevoli di essere i più forti avendo vinto finale d'andata, finale di ritorno. D'altro canto, se scendi in campo con la consapevolezza di aver già vinto, rischi che l'esito sia differente. Pensate che quella è stata anche l'ultima partita di Andrea Fratino con la maglia della Juve. Lo sapete, Andrea è tifosissimo dell'Inter e ci ha chiesto di essere inserito nella sua squadra del cuore in vista della nuova stagione. Lasciato la Juve dopo 6 presenze, 9 gol, 7 assist, tra cui anche la tripletta di Scampia, insomma, addio pesante. L'addio di Fratino è stata tosta. Cioè, me lo aspettavo, perché cioè, io conoscendolo bene, con lui ci parlo e lui già li frullava nella testa di andare nell'Inter. La stagione
stagione 23-24, come la precedente, prevede due gironi da tre, stavolta però sorteggiati prima della fase d'andata e nuovamente prima della fase di ritorno. Per la Juve parla il destino. Esce l'Inter, la nuova squadra di Fratino, ed esce la Lazio, che sarà anche la prima avversaria da affrontare. Nello stesso luogo, a soli tre mesi di distanza da quella che per i bianconeri è stata una vera e propria tragedia sportiva. Non è proprio la stessa Juve. In porta è arrivato Instakeeper al posto di Fene. Zaccagno è l'erede di Fratino e in mezzo al campo si è aggiunta l'esperienza di Giastron. L'imperativo è vendicarsi, ripartire, crederci fino alla fine. Quella che ieri è stata tragedia, oggi è festa. Segnano tutti, Nico, Zaccagno, Campolunghi ne fa addirittura 6, tra cui uno che ancora stanno studiando. Calcio d'angolo battuto corto, lui improvvisa un palleggio, se la alza e poi sforbicia. Diciamo che la mia esultanza in quel momento si commenta da sola. Angolo Juve, primo palo Campolunghi, si gira. No. Io non posso neanche esultare per un gol così, perché non è vero, non può averlo fatto anche in questo modo. Sono 6, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, 7-2. Qualcuno in estate ci aveva provato a dirci ma vedrete che senza Fratino Campolunghi adesso segnerà molto meno. Invece il 9 ha ricominciato subito a fare quello che sa fare meglio. E chi ci racconta che segna solo in tap-in forse aveva bisogno di rinfrescarsi la memoria. Insomma, la stagione parte bene. Un bene che diventa benissimo quando la Lazio vince in casa dell'Inter per 5-2. Una Lazio che nel frattempo si è rinforzata. È arrivato Jay Pata, uno che in estate è stato vicino proprio ai bianconeri. Questo risultato permetterebbe alla Juve di qualificarsi alla finale della fase d'andata anche perdendo nel derby d'Italia. Anzi, anche perdendo con uno scarto massimo di 4 gol. È il giorno di Fratino e Campolunghi, per la prima volta avversari. Ma mentre tutti aspettano l'ex per eccellenza, è un altro ex, quasi dimenticato, ad aprire le danze. Uno che, la Summer Cup precedente, l'ha giocata proprio con la Juve, Gilbert Nana. Proprio lui! Subito gol dell'ex! Gilbert Nana! 1-0! L'infortunio di Campolunghi alla caviglia ci fa capire che non sarà una passeggiata di salute. L'Inter insiste, segna Gnabry, segna Matoshi e sì, arriva anche il momento di Andrea Fratino. Un sinistro meraviglioso sotto la traversa, reso ancora più poetico da quell'esultanza, anzi non esultanza, molto rispettosa, quasi a scusarsi con la sua vecchia squadra. Poi segna Campolunghi, all'unico pallone buono, anche con una gamba sola. La caviglia fa male, si gonfia, ma lui di uscire non ne vuole sapere. Non lo sa ancora, ma quello sarà uno dei suoi gol più pesanti. Perché è un gol qualificazione. Nonostante la voglia di Fratino di diventare il vero eroe della partita, segnando la doppietta a inizio secondo tempo, colpendo una traversa, conquistandosi un rigore che vedono tutti, ma che l'arbitro si dimentica di fischiare. Altra rimessa su Gilbert, palleggio, Fratino, finta di corpo e poi contatto, alla fine arriva comunque il tiro in porta. Contatto molto dubbio, destro di Gunther sul fondo. Contatto molto dubbio. Al fischio finale il clima è surreale. Juventus 1, Inter 5. In finale della fase d'andata ci vanno i bianconeri. Ma come? L'ultima con l'Inter è stata anche la mia ultima partita, perché dopo poche settimane, ahimè, mi sono rotto il crociato. Per la prima volta questo gruppo sembra realmente incrinato. Per la prima volta urge un cambiamento. Quando sono arrivato nella Juventus Creator i ragazzi erano un po' giù perché avevano perso una brutta partita contro l'Inter, però la forza di questa Juve è il gruppo, ragazzi fidatevi, i ragazzi si vogliono bene, si conoscono anche se non si riescono ad allenare insieme, quindi si sono messi subito a disposizione anche grazie a Luca Netoselli che mi è sempre stato accanto e abbiamo iniziato a provare qualcosa di nuovo, ad esempio nella partita contro il Milan in finale abbiamo allargato Lello, abbiamo fatto venire Nico dentro il campo con Anto che veniva a dare una mano in costruzione, con Pippo che invece riusciva ad essere più vicino a Luca, e questa è solo una delle cose che abbiamo provato.
ne proveremo delle altre per la finalissima. Magari qualcuno di voi starà ridendo, ma ti pare che serve un allenatore alla YouTuber League? Sì, soprattutto alla YouTuber League. Anche perché da quel momento, per discorsi tattici, emotivi, la Juve si trasforma e il primo tempo contro il Milan è la risposta perfetta. Lo apre, tanto per cambiare, quello con la 9 sulle spalle, vero, la caviglia non è ancora al 100%, e poi in marcatura c'è Carpani, che nell'ultima partita ha annullato Crispo. E quindi? L'arbitro guarda il cronometro, fischia una, fischia due, fischia tre volte! La Juventus è tornata! La Juventus vince la finale della fase d'andata della YouTuber League! La Juventus alza la coppa! La partita contro il Milan è stata anche quasi una liberazione, perché comunque la volta precedente che potevamo giocarci un trofeo era appunto la finalissima, che non è andata proprio nel migliore dei modi. Juve-Milan a Roma, finale d'andata, penso che sia stata una delle partite più belle a livello di gruppo che abbiamo fatto. E grazie a quella partita oggi possiamo permetterci di giocare la finalissima. La vittoria nella partita di andata della finale contro il Milan, io credo che sia stato l'inizio di un nuovo ciclo. Con questa, le coppe in casa bianconera diventano tre, ma ne manca una, quella che Luca Toselli ha definito l'ossessione. Il regolamento di quest'anno permette di fare ragionamenti diversi. Se la stessa squadra vince la finale della fase d'andata e la finale della fase di ritorno, la finalissima non serve, è già campione. La ferita per il finale della stagione precedente è ancora aperta e non si accettano rischi. La Juve non vuole portare il discorso fino alla finalissima, vuole vincere prima. È con questa mentalità che i bianconeri approcciano al girone di ritorno. Il sorteggio ha detto Roma e Lazio, ancora una volta. Entrambe in casa, in virtù del piazzamento nella fase d'andata. Si parte contro i giallorossi, arrabbiati per aver solo sfiorato la qualificazione alla finale d'andata e privi del loro capitano, che poi sarei io. Ma comunque ne esce una delle partite più equilibrate della storia della YouTuber League. L'azione che porta al gol di Pippega regala tre dettagli da sottolineare. La lettura di classe di Colpo Gobbo, che ripulisce un pallone sporco e verticalizza. L'intelligenza di Luca Campolunghi, che gioca una delle partite più difficili della sua stagione. Si gira poco, anticipato spesso, non prende mai la porta e allora sfrutta il fisico, apre gli alettoni e lavora per un rimorchio che arriva. La palla è troppo pulita, la posizione è troppo invitante, il sinistro è di Pippega. Palla all'angolino, 1-0. Ma è un'illusione, perché la Roma risponde presto e lo fa con uno dei gol più belli della storia di questa competizione. Campolunghi su di lui. Boss per Seekwolf. Palla dentro Rapolla! Rapolla! Che cosa ha fatto? In rovesciata! Con un gol supersonico! Rapolla! I giallorossi cominciano a spingere, ma senza segnare. Lo spettro dei rigori si avvicina e per la Juve comincia ad essere quasi un premio. Così è. Lo ammetto, quando ho visto Seekwolf andare sul dischetto, che il suo effettivamente rischiava di essere il rigore decisivo, perché qualora l'avesse buttata dentro la Roma avrebbe vinto, ho detto ecco, questo sarebbe proprio il colmo, nonostante il bene che io voglia a Simone. Poi siamo andati ai rigori e io ho detto devo cercare di svoltare la mia giornata negativa, oggi faccio il cucchiaio. Adesso Campolunghi, ma Campolunghi! La Juve vince e si giocherà contro la Lazio la qualificazione alla finale di ritorno. Emerge un dato, questa è la prima partita in cui Luca Campolunghi non ha segnato nei tempi regolamentari. Lui che ha messo a referto i 16 gol in 6 partite della scorsa edizione e gli 8 gol in 3 partite quest'anno. Oggi nulla e giù di commenti. Non si muove, non torna, ha messo la pancia, ormai è calato. È in questo momento che ha deciso di ricordare a tutti perché lo chiamo Erling Braut Campolunghi. È in questo momento che la YouTuber League è diventata la Campo League. Col motorino Zachigno, entra in area, mette per Campolunghi! Non è la YouTuber League, è la Campo League! Ne ha fatti 10 anche quest'anno, ne ha fatti 12 alla Lazio, ne ha fatti 26 in 2 anni! Non importa se rispetto all'andata la Lazio ha un pata in più, la Juve è troppo più squadra, troppo più bella e troppo più concreta. Finisce 6-1. I sorrisi dipinti sui volti bianconeri a fine partita nascondono, e neanche troppo, il ghigno di chissà. Si torna a Napoli,
un anno dopo Scampia, con una piccola e impercettibile differenza. Stavolta, se la Juve vince, è campione. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra fortissima in un clima che per l'ennesima volta sarebbe stato molto ostico, estremamente sportivo in entrambe le circostanze, però comunque ostico, e in campo secondo me si sono visti dei valori che non erano pari. Però è una cosa che ci ha motivato tanto, perché comunque andavamo a Napoli a giocare, avevamo voglia di dimostrare perché avevamo vinto la finale d'andata. Viene fuori una partita dal tasso tecnico elevatissimo, occasioni da una parte e dall'altra, ma è sempre 0-0. Poi, a 10 dalla fine, cambia tutto. Occhio a Crispo che si gira per smentirci. Calcio di punizione di Occhio! Occhio se il fallo di Spalletti. Attenzione, giallo e rosso! Rosso! Espulso! C'è Crispo, ma c'è Chemetti. Va! Crispo! La mette all'incrocio! E ora diventa durissima per la Juventus. Il re di Napoli! Guarda dove va ad esultare il 9! Questo è il frame perfetto. Da qui, il ragazzo che si sta rimettendo la maglia pensa di aver risolto l'enigma Juve diventando l'eroe. L'altro, invece, ha un'espressione che descrive rassegnazione. Forse. O forse è soltanto una nostra sensazione. La Juve ci crede no, Juve come la fine per DNA. Palla verso Campolunghi! No! Come l'ha fatto? Ha segnato Campolunghi! L'incubo di questi tifosi ha colpito ancora. Quello che segna solo in tapin l'ha pareggiata in rovesciata. Se questa partita fosse la trama di un film, sarebbe fin troppo banale. Protagonista e protagonista. 9 e 9. Crispo e Campolunghi. 1-1. L'equilibrio perfetto. E ora si va ai rigori? No, non oggi. Dentro adesso deviazione, palla che sta arrivando verso Matthew! Oh! Matthew! Col destro, piazzato a un minuto dalla fine. L'ha messa fuori. Finisce qui. Il Napoli. Che partita! La finale della fase di ritorno della Youtuber League lo fa battendo la Juve a casa propria. Il Napoli si conquista la possibilità di giocarsi la finalissima in campo neutro, sempre contro la Juve a Roma. C'è un'immagine, dopo il fischio finale, che mi ha colpito particolarmente. Il Napoli festeggia, e ci mancherebbe altro. La squadra di Fius si è appena presa la rivincita un anno dopo, ha battuto i rivali di sempre, ha alzato la prima coppa e si è guadagnata l'accesso a una finalissima che le rimetterà contro. La Juve invece è riunita, a terra, in cerchio. Si parla, si analizza quello che non ha funzionato, c'è l'innegabile frustrazione per aver perso un'occasione, quella di chiudere i giochi in anticipo, ma c'è anche altro. È l'orgoglio ferito di una squadra che in 2 anni è stata più gruppo di altre, e questo l'ha resa più forte. Una squadra che ha performato ben oltre le proprie, seppur notevoli, capacità. La sconfitta riaccende nei veterani quella sensazione di rabbia e fame lontana 365 giorni. Una sensazione rimasta viva, ma dalla fiamma debole, viste le tante vittorie diventate abitudine. Qui ora non contano più. È come se tutto quello che è successo tra la Lazio e il Napoli di colpo scomparisse. Tempo di un battito di ciglia ed è passato un anno. La Juve di nuovo ad una partita dal diventare campione. La fiamma si riaccende. L'imperativo torna ad essere vendicarsi, ripartire, crederci fino alla fine. Anzi, fino alla finalissima. È tempo di fare quello sforzo in più per diventare immortali. Perché come disse Giampiero Boniperti in una notte di fine estate di qualche anno fa, se vesti questi colori, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta.